fatto molto la prova dei miei ragazzi, perché arrivavamo fuori da 5 giorni, la seconda trasferta consecutiva. Non era facile, a questo campo qua non vince nessuno, tranne Milano ha vinto, quindi speravamo che era molto difficile. Penso che siete molto bravi per 40 minuti a tenere sotto ritmo la Virtus, non farli correre e soprattutto togliere il più possibile la loro vita, cioè il pick and roll centrale. Abbiamo preso qualche canestro di talento, ha deciso la prima Coppone dall'angolo, bravo lui. E onestamente dovevamo essere un po' più bravi, più cinici nel primo tempo quando avevamo un vantaggio di 10 punti. Poi troppi tiri liberi concessi hanno permesso a Vito di rientrare alla fine del secondo tempo e forse lì noi abbiamo cambiato la nostra partita, l'abbiamo resa un po' più difficile. Giocare avanti nel punteggio per questa squadra è un po' più facile, sopra nel punteggio molto più difficile, anche perché non abbiamo grande talento, lo sappiamo. 40 secondi alla fine, a un minuto alla fine era sotto di 4, abbiamo dato un tiro da un centimetro, poteva cambiare tutto, e quindi questo mi dispiace un po', sappiamo che non abbiamo questo talento. Però devo dire che complessivamente abbiamo fatto una buona prova, ovviamente noi puntiamo molto sulla difesa, sull'attacco, quello che viene. Sean May ancora ovviamente non è pronto, ha subito molto la felicità dei lunghi, deve essere più bravo, più furbo, più smaliziato e imparare alla svelta come si gioca a questo livello. Non mi è piaciuto l'atteggiamento di Dino Seghetti, che ha chiamato un mio giocatore pagliaccio, e questo non deve succedere, perché Seghetti è la seconda volta in 2 anni che insulta qualcuno. Noi siamo scarsi, abbiamo dei problemi, abbiamo quello che abbiamo, ma noi non siamo pagliacci. Siamo tutto tranne che pagliacci, siamo dei professionisti, ci mettiamo molto impegno, molto, soprattutto nelle difficoltà. Quindi esigiamo comunque un rispetto da persona. Io non ho parlato di arbitri, della qualità dell'arbitraggio, parlo di persone. Chiusa questa parentesi qua, credo che questa rabbia che abbiamo dentro, perché quando si perde all'ultimo minuto ci sembra un po' di rabbia, ci deve servire fra pochi giorni a giocare una partita importantissima per noi in chiave salvezza, in casa con Venezia e in chiave salvezza con Casale. Domande? Buonasera.